E dopo la sconfitta di Avellino, con l'Avellino in casa, a Gubbio con quale spirito? Allora, non devo nascondere certamente che non è stata una settimana come le altre, perché quando si vive per un risultato, tra parentesi, io l'ho vissuto per questo risultato per 3 settimane, chi mi ha preceduto e quindi che sta qui dall'inizio dell'anno lo ha vissuto per altre 27 giornate, 27 settimane più il ritiro, certamente arrivi a un, e quindi parlo, mi spiego meglio, parlo chi mi ha preceduto, parlo dei giocatori e non di chi mi ha preceduto nel mio ruolo. Certamente arriva più stanco, più carico, più, anzi, dopo più sacrificato, e quindi certamente le motivazioni per l'obiettivo sono certamente inferiori. Si chiude certamente un ciclo, per molti giocatori c'è una scadenza di contratto, si pensa già al futuro, si programma anche di tornare a casa, però bisogna riconoscere anche questo, che io faccio questo mestiere, mi reputo una persona seria, mi reputo uno che pondera sempre le parole che dice e non carica mai più del dovuto il significato, e quindi la mia professionalità, la mia serietà mi impone di preparare la partita come, non se fosse l'ultima, come se fosse una partita che si va a giocare per un qualcosa. E quindi io opero per questo. Partiamo sabato mattina e quindi questo la dice lunga anche sulle 9 ore che andremo a fare di pullman, ma sicuramente io parlerò con i ragazzi perché vogliamo andare lì per giocarci la partita e per cercare di vincere, per finire al meglio, perché anche se si conclude un ciclo per alcuni, noi dobbiamo lasciare comunque con dignità il campo, con serietà, perché lo è stato fatto, almeno nella mia gestione, io ho riscontrato questo. Mister, le posso chiedere questo? Ha la sensazione che la partita di Gubbio per lei, al di là di quello che ha appena detto, possa essere una partita importante anche ai fini della riconferma, o secondo lei i giochi in un senso o nell'altro sono già stati fatti? Ma io, mi è difficile dire questo. Io penso di avere un presidente molto orgoglioso, di avere un presidente che lui dice che non capisce di calcio, ma secondo me capisce di calcio e quindi valuta e ha nelle sue qualità il modo di valutare qualsiasi cosa. Abbiamo un direttore sportivo che è altrettanto valido ed è un professionista esemplare e quindi lui valuterà per certo il mio operato. Il mio operato è stato un operato al quale è stato richiesto un obiettivo, che era la salvezza. La salvezza è venuta con una settimana di anticipo e non perché gli altri non abbiano fatto risultato, ma perché noi ce lo siamo conquistati sul campo, sudando, preparando la partita e non per demerito altrui. Quindi penso che quello che era stato chiesto sia stato ottenuto e l'importanza della partita di Sorrento, per come è venuta, per come è stata preparata, per l'abnegazione e la professionalità dei giocatori e la vicinanza dei tifosi e della società è stata importantissima per raggiungere questo grande risultato, lo sottolineo perché per questa città, per questa società è stato un grande risultato, anche se devo riconoscere che il Presidente ha fatto degli investimenti di grande spessore, di notevole importanza economica e quindi certamente ne esce sminuito tra spesa e risultato. Però io penso, per quello che è stata la mia richiesta quando sono venuto qui, abbiamo fatto quello che ci competeva. Mister, lei domenica sera dopo la partita ha detto una cosa, a mio parere anche abbastanza evidente e giusta, che di D'Addelio allenatore si è visto poco in queste 3 partite, inevitabilmente si deve essere visto poco, visto le urgenze, insomma.
cosa, ora magari non è a lei che bisognerebbe chiedere, poi a lei lo chiedo, cosa potrebbe dare effettivamente D'Addario partendo dall'inizio a una compagine, a una società, a una squadra? Ma io dico che se avessero chiamato un altro allenatore avrebbe fatto fatica, perché la mia esperienza mi ha portato ad arrivare a questo risultato. La conoscenza di questa categoria mi ha portato ad arrivare a questo risultato. La valutazione dell'intero organico e non di una parte dell'organico mi ha portato a questo risultato. Il coinvolgimento di tutta la gente, di tutti i miei collaboratori, di tutti i giocatori e della società mi ha portato al risultato. La partecipazione dei giornalisti con serietà, con professionalità e mettendoci veramente tanta gratitudine nei nostri confronti mi ha portato al risultato. Sono tante cose. Penso che questa categoria va conosciuta. Non si può affidare una squadra ad un allenatore che nell'esperienza non ha un qualcosa di questa categoria. Mi sento a 53 anni giovanissimo per il mio entusiasmo e per la voglia di confrontarmi. Mi sento esperto perché sono 20 anni che faccio questo mestiere, l'ho fatto soprattutto in questa categoria. Penso che alcune salvezze in questa categoria hanno pari valore, se non di più, di una vittoria vinta, di una vittoria sonante in un campionato importante quale questo. Non voglio apparire presuntuoso, però penso che io in 2 anni non ho avuto la possibilità, ma non l'ho avuta non perché non mi sia stata data. Io ho rinunciato a 10 squadre, 5 di C1, 5 di C2 e 2 di Serie D. E scelgo perché nella mia vita ho sempre scelto e scelgo dove poter andare e dove voglio andare per dare il meglio di me stessi. Io su Catanzaro non mi sono sbagliato né per la gente né per i tifosi e soprattutto per aver trovato un presidente che abbia veramente tanto, che ha tanto orgoglio e tanta considerazione anche dei propri stipendiati. Naturalmente. Una domanda conseguenziale: la squadra che ha avuto a disposizione è all'altezza della prima divisione? Questa squadra ha dimostrato con me di incassare un gol e di prendere un gol in 2 partite. Se andiamo a vedere le percentuali, come? In generale, in generale io la squadra. Vediamo che ripartisse con questa squadra l'anno prossimo. Dovrei essere un mago per dire questo. L'Avellino è partito. Sono i valori tecnici, i valori tecnici, eccetera. I valori tecnici oggi sono offuscati da quello che è il peso della classifica. Questi stessi giocatori ripresi all'inizio dell'anno potrebbero avere sicuramente una valutazione ben diversa e uno spirito completamente diverso. E quindi la mia valutazione sull'organico non può essere fatta. Io ho fatto la valutazione sull'organico per affrontare questo mini torneo di 3 partite e non per affrontare un campionato. Per affrontare un campionato bisogna stilare un programma, bisogna affrontare tante piccole cose che ci sono perché c'è un contesto societario, c'è un contesto di contratti che non è molto semplicistico. La costruzione della squadra va fatta in modo più dettagliato e certosino. No, dicevo, io immagino lei si attende comunque una chiamata da parte del presidente, no? Insomma, se, immediatamente dopo o comunque subito dopo la gara di Gubbio, immagino che un colloquio finale, insomma. Ma io penso proprio di sì, il presidente è una persona che di solito guarda le persone in faccia, se ha da dire qualche cosa la dice tranquillamente e per l'esperienza che ha e soprattutto per il ruolo che riveste, certamente mi dirà qualche cosa, ma al di là, ma sarò anch'io a dirglielo perché anche nella mia indole c'è comunque di rendere onore a chi è stato il mio presidente, chi mi ha pagato anche se per un brevissimo periodo, ma soprattutto per chi mi ha dato questa opportunità, senza poi travalicare
i ruoli, perché comunque c'è un direttore sportivo e quindi dobbiamo essere bravi a confrontarci tutti quanti, insomma. Mister, un'altra cosa mi interessava sapere, l'abbiamo visto fondamentalmente, però mi piacerebbe sentirlo da lei. La risposta della squadra è stata una risposta assolutamente all'altezza, no? Insomma, voglio dire, si temeva, almeno da parte nostra, dall'esterno, si temeva che probabilmente l'esonero di Cozza, tutto quello che era successo, avrebbe potuto in qualche modo smontare la squadra. Invece la squadra, almeno nella gran parte dei suoi elementi, ha reagito, forse non in tutti, ma pensavo questo altro discorso. Sì. Ha reagito e ha reagito bene, insomma, questo... Sì, devo riconoscere a questi ragazzi che mi hanno accolto nel migliore dei modi e quello che hanno dimostrato è che si sono messi a disposizione, sono stati molto sinceri, hanno cercato di farmi capire che c'erano dei problemi, pur non scendendo nei dettagli, e mi hanno fatto capire che bisognava intervenire in modo graduale, senza andare a gamba tesa, come si suol dire, senza andare a muso duro, perché facendo così le cose potevano essere più complicate. Non le chiedo naturalmente di sapere chi, però magari non tutti hanno reagito come si aspettava, no? Sì, sì, caratterialmente poi ognuno di noi reagisce in un modo o in un altro, insomma, però devo dire che la maggior parte di loro ha reagito nel modo positivo, ma questo me l'ha fatto vedere il campo. Dico, però forse qualche nota negativa c'è stata pure, no? Mi ammette che qualche nota negativa. Però allora, nelle note negative, diciamo, dove io mi aspettavo qualcosa in più da qualche giocatore sotto il profilo tecnico, ho comunque ricevuto delle note positive perché ho capito che anche loro stavano in difficoltà, vivendo una situazione e sapendo di non poter dare quel qualcosa che loro auspicavano. Queste cose poi non ho avuto il tempo di verificare il perché. Se ci fosse stato più tempo, io avrei cercato certamente di recuperarli e quindi avrei cercato il motivo per chiedersi perché sto facendo questo, come mai faccio questo, e lì risalivamo alle cause. Ma ho dovuto fare delle scelte ben precise perché ho cercato di andare su quelli che avevano una disponibilità immediata senza portarsi dietro quelle problematiche che inibivano la prestazione. Condivide o comunque, insomma, cosa ne pensa dello sfogo subito dopo la partita del Presidente? Ma il Presidente per me è Presidente, rispondo subito con una cosa, il Presidente può dire tutto, il Presidente è una persona anche a volte istintiva, però è una persona che dice le cose dal cuore. Quando dice le cose dal cuore, il Presidente bisogna accettarlo, quando ti dai i soldi, perché ti dai i soldi e te li dà dal cuore, e quando ti dice che stai facendo qualcosa che a lui non piace, e te lo dice anche un po' a muso duro, però poi alla fine, da quello che sono riuscito a capire, il primo sempre a pentirsene, è un po' come tra me e mia moglie, quando discutiamo sono sempre io a chiedere scusa, però istintivamente poi è tutto così. È così. Ultima cosa, ce la dice la formazione antibus? Ve la dico. Dobbiamo fare un po' i conti con tutto oggi, dobbiamo fare anche i conti con chi parte. Non è, oggi... Altrimenti se no noi scriveremmo chissà sì, che sì. cosa. No, ma allora, devo dire che domenica è particolarmente difficile, perché devo andare a ritrovare quelle, ecco, 3-4 stanno un po' in difficoltà fisica. E hanno avuto... Diciamo più o meno, insomma. Non c'è un più o meno, ci sono anche il dubbio, perché volevo comunque far giocare alcuni. Faraon gioca sicuramente. Faraon è stato il giocatore, assieme ad altri 3 o 4, che si è messo più a disposizione di tutti, e merita questo premio, ma non perché si è messo a disposizione, perché Faraon è un buon giocatore, è un buon portiere che riesce a fare quel ruolo con serietà, con tranquillità, dando tranquillità anche al portiere che sta giocando. E sono doti per un portiere veramente rare, e ha poi, oltre alle qualità tecniche, anche valori morali. Le qualità tecniche lo dice anche quello che è stato fatto, ma io lo vedo in allenamento.
molte volte ti viene il dubbio di chi far giocare, se l'uno o l'altro, però Pisseri in queste due partite ha risposto veramente bene, sia a Sorrento che in casa con l'Avellino. Dietro? I tre dietro? Ma i tre dietro, penso, se ci sono tutti e tre, li riconfermo tutti e tre. O diciamo tutti e cinque, il pacchetto dei cinque. Con Catacchini che rientra. E quindi fino a 5, allora facciamo metà e metà. 5 ve li dico, più il portiere sono 6, e 4, e 5 me li tengo io, quindi state in vantaggio voi. Vabbè, sì, però. Dopo Gubbio che succede? Dopo Gubbio andiamo tutti a casa. Andiamo tutti a casa per ordine superiore. Di solito superiore. La stagione si prolunga qualche amichevole per arrivare a giugno, no? Quando finisce l'annata, invece no. Penso che ora questa usanza è andata sempre meno, viene sempre meno, perché non c'è né la volontà da parte dei giocatori e non c'è la volontà da parte di nessuno, perché poi si ridurrebbe ad andare al campo a fare mezz'ora di partitina e quindi poi ognuno... Non lo so se resta a mare, dopo mezz'ora della partitina ognuno è libero poi di fare quello che vuole. Allora qualcuno ritornerà qui a prendere le macchine, qualcuno si fermerà lì, insomma, ma penso che in tutte le società poi si affronta questo. Castiglia lo convoca. È da vedere. Lo vedrete domani, anzi stasera, i convocati ci saranno stasera. Quindi, allora magari se li possiamo anticipare un po' così poi fagli fare l'allenamento. No, vabbè, tipo verso le 6, insomma, lo sapremo, no? No. È finito l'allenamento, sul tempo il tempo di comunicarlo, insomma. Io colgo l'occasione per ringraziare tutti quanti, per salutarvi e per salutare pubblicamente tutti i nostri tifosi per l'apporto che mi è stato dato, per la forza che mi è stata data, perché qui sono stato, anche se per pochissimo tempo, sono stato veramente bene, e questo va a onore dei calabresi e soprattutto dei catanzaresi, e quindi veramente di vero cuore un grandissimo ringraziamento a tutti quanti. Però sembra un commiato così, non è detto. No, è un ringraziamento. Il ringraziamento non è un saluto, è un ringraziamento. Penso che nella vita chi riconosce gratitudine è anche uno che ha sentimento. Io penso di averlo e, dicevo prima, no? Sono due parole che molte volte, scusa e grazie, lo dicono veramente in pochi. Forse anche noi dovremmo ringraziare. Ma tutti quanti, è una cosa generale da parte di tutti quanti, quando poi si sta qui a parlare anche in modo tranquillo, sereno, fa piacere fare questa conversazione al di là poi del calcio giocato e della professione, chi da questo lato e chi di là, però c'è passione da parte di tutti e sinceramente anche quei messaggi, quelle congratulazioni che ho ricevuto mi hanno fatto capire che dietro anche chi scrive c'è comunque uno che spera che il Catanzaro vada bene e che la categoria è più importante molte volte delle critiche o degli elogi, e quindi di questo siamo fieri. Vi saluto e grazie.